Buonasera a tutti, stasera abbiamo ospite nel nostro studio Samuele Cattaneo. Buonasera. Ciao Samuele. Ciao. Samuele è nato dei nostri ragazzi di Vaio Portamortara, che l'anno scorso ha giocato per una squadra della massima serie. Samuele, dopo i Grizzly, l'anno scorso il Collecchio. Raccontaci un po' come ti sei trovato con i compagni di squadra e raccontaci le tue impressioni e la tua esperienza. Allora, la mia esperienza al Collecchio, nel primo anno di massima serie, in Serie A1, è stata un'esperienza difficile perché abbiamo incontrato giocatori con un'esperienza molto più elevata della mia e di tutti noi della nostra squadra, però ce la siamo fatta lo stesso, siamo andati avanti, abbiamo migliorato man mano e abbiamo tirato avanti fino alla fine del campionato migliorando sempre di più. Come ti è sembrata la squadra, la società, il Collecchio? Te stesso e come ti sei trovato in particolar modo col manager Marcello Saccardi? Io con la società mi sono trovato bene, sapevo già come era la società, mi sono ambientato subito all'interno della squadra, conoscevo già anche qualche componente della squadra. Come invece Marcello Saccardi lo conoscevo già perché era stato mio manager in nazionale e mi sono trovato benissimo con lui. Samuele, qual è il tuo ruolo preferito? Dov'è che preferisci giocare? Allora, il mio ruolo preferito è giocare a ricevitore, che mi è piaciuto fin da piccolo, solo che io faccio anche altri ricevitori, ad esempio l'esterno, ma quello preferito che mi piace di più è il ricevitore. Quando ti alleni, raccontaci un po' la tua giornata di gol, com'è che funziona? Allora, io in allenamento, che ti organizzi? Nel mio allenamento parto con una preparazione atletica che facciamo tutti insieme di squadra, poi quando andiamo a fare gli allenamenti per ogni singolo ruolo io mi metto da parte con un po' col manager o con un mio compagno da solo e faccio degli esercizi che mi servono a me per migliorare la mia capacità di ricevitore, gambe e tutte le altre tecniche. Quali sono stati i tuoi esempi nel baseball? C'è un giocatore in particolare che ti ricordi, a cui ti ispiri, che ti piace? Il giocatore preferito della Major League è Yadier Molina, ricevitore dei Cardinals, e mi è sempre piaciuto fin dall'inizio. Quanti guanti d'oro? Un bel po'. Almeno arrivare come lui. Nel praticare questo sport, insomma, nello spingerti, nel darti motivazioni, qual è il ruolo hanno avuto i tuoi genitori, la tua famiglia? Allora, nella mia famiglia c'è mio papà che giocava, questo non gioca più, e lui fin da piccolo mi portava al campo, volevo sempre andare al campo e da lì ho intrapreso la mia vita. Qual è il tuo ricordo più bello da giocatore? Che immagini hai davanti agli occhi e perché è il ricordo più bello per te? Allora, ero al Mondiale nel 2012 in Cina, che stavo lanciando contro il Messico e stavamo vincendo 3-0. E concluso quel training senza punti. È una particolarità dei giocatori di baseball la superstizione, ne fanno cose incredibili. Tu sei superstizioso, hai dei riti scaramantici che fai prima di ogni competizione oppure degli oggetti portafortuna? No, non ho dei riti da fare per, però c'è una collana, posso farla vedere, c'è questa qui. Una collana qua che prima di ogni partita gli do un bacio. Puoi raccontare qualche episodio particolare sulle superstizioni che ti ricordi dei tuoi compagni? Sì, ci sono stati i miei compagni che si mettevano lì, facevano le preghiere, però io gli ho detto è inutile che fai le preghiere, tanto va come va. C'è il come non cambiare i calzini o mettere sempre la stessa... Esatto, c'è uno che metteva un calzino sì uguale all'altro e l'altro no, dipende. Samuele, qual è la tua canzone preferita? O quale potrebbe essere la colonna sonora dei tuoi successi? Ma non è che ho preferenze. Dipende. Dipende dalle partite, dalle giornate, dipende... Non lo so. Dicene una. Che ne so, tipo io ascoltavo We Will Rock. Okay. Qual è la gara che ricordi con più piacere nella tua carriera e per quale motivo? Guarda, quest'anno è successo, col Collecchio, anche se non è la mia squadra di appartenenza, però gli altri miei amici mi hanno fatto capire che quella partita lì era fondamentale ed era contro il Parma, il derby, che abbiamo vinto 3-2, che era da non so quanti anni, 20 anni se non sbaglio, che non vinceva il Collecchio contro il Parma. E anche se non ero di quella squadra lì, mi ha fatto emozione, diciamo.
Samuele, tu hai giocato con la nazionale, raccontaci un po' in quale occasione e quali sono i tuoi ricordi. Allora, il mio ricordo più bello è stato quando sono andato nel 2012 a Taipei a far disputare il mondiale, under 12. Poi ho intrapreso altri cammini con la nazionale, sono stati altri 3 anni che ho fatto dei mondialito, però quello più bello è stato con la nazionale. Samuele, la prossima estate, quella che verrà, quindi mancano pochi mesi, si disputeranno le Olimpiadi a Tokyo. Che cosa daresti per vestire la maglia azzurra in una competizione così importante? Darei di tutto, pur di entrare in nazionale, farmi vedere anche dagli altri, da gente straniera, da scout, così, per migliorare la mia capacità e la mia esperienza per arrivare ad alto livello. Allora, quali sono i ricordi più belli con le giovanili del Portamortara? Tanti ricordi. Western League, i primi anni al mini baseball, il Grest anche che facevamo qua, quando abbiamo vinto la Coppa Piemonte a Torino. Hai degli obiettivi per il futuro? Se sì, quali sono? Certo, il mio obiettivo, credo come tutti i giocatori di baseball, andare in Major League e disputare la World Series e diventare un professionista. Va bene, Samuele, qua chiudiamo l'intervista, ti facciamo tantissimi auguri. Grazie. E sai già dove giocherai il prossimo campionato, quello che ormai manca poco. Giocherò nei Grizzly Torino, ritorno a Torino a giocare e rimarrò lì. Poi vediamo magari gli anni futuri se mi chiamo qualche squadra, ma per adesso sto lì a Torino. Quindi prossimo anno a Torino. Yes. Complimenti. Allora alla prossima intervista. Ci vediamo. Ciao, tante grazie. Ciao a tutti. Ciao.